Buongiorno. Ragazzi, ciao, buongiorno. Bentornati in questo nuovo video, un video diciamo improvvisato, nel senso che non mi sono preparata niente, cioè a parte che non mi preparo mai niente, però in questo caso, siccome voglio fare prodotti finiti e vi dico le mie opinioni su questi prodotti finiti, ma sono i prodotti che io ho finito in questi mesi di assenza dal canale, quindi non mi ricordo nemmeno che prodotti ci siano nelle buste. Comunque, quindi, boh, vabbè, adesso vediamo piano piano. Comunque, c'è un po' di tutto, da detersivi, cura per il corpo e basta, perché beauty, c'è cioè, trucchi, così sapete che io non è che ne utilizzo più di tanto. Allora, comincio, vado a caso, a casotto, a random, come volete. Comincio da un must have, cioè nel senso che questo lo dovete veramente avere nella vostra igiene intima, e parlo di Saugella. Questo è un detergente che io utilizzo da una vita, è veramente, cioè per me, ovviamente, parlo per me, è una garanzia. Io cosa faccio? Aggiungo sempre 20 goccine di tea tree qua dentro, l'olio essenziale tea tree, e lo agito bene, che così, essendo un antibatterico naturale, aiuta appunto a combattere i batteri. Per quanto riguarda l'igiene intima, almeno io mi trovo benissimo così, ma veramente da, non dico una cavolata, ma sarà 15 anni, 20 anni che lo uso su per giù. Tra l'altro anche in gravidanza lo usavo, e nella fase quella dopo il parto utilizzavo quello verde, che è quello disinfettante, quindi se c'è qualche donna in gravidanza o che ha appena partorito, se utilizzate quello verde è l'ideale. Comunque, vabbè, non mi soffermo più di tanto perché sono sicura che lo conoscete tutti. Poi andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la doccia. Allora, questo della Head & Shoulders, che praticamente io quando ho acquistato questi sciampetti qua, che li ho trovati in offerta, perché costicchiano comunque, eh? Non so se costicchiano sui 4 euro, e comunque per uno shampoo di 250 ml, per essere questi diciamo commerciali, costicchia. L'avevo trovato in offerta a 2 euro. E allora ho detto, ma proviamo. Sapete che io ho tutti i miei problemi di pelle, quindi sono sempre un po' sul chi va là, ma devo dire che è stata una scoperta. Sono veramente buoni. Tra l'altro io non utilizzo il balsamo, e quindi utilizzo solo lo shampoo. Questo è quello con tea tree, la mia passione per il tea tree, rinfrescante, e ha 72 ore di protezione. Comunque, a prescindere da queste ore di protezione, che boh, però comunque io mi trovo veramente bene. C'è anche un altro, allora questo è quello con tea tree, poi ce n'è un altro che sto utilizzando adesso, che è solo rinfrescante, non ha il tea tree, ancora più buono, proprio mentolato, proprio rinfresca la testa se avete un po' di prurito, un po' di fastidio, buonissimo veramente. Quindi questo è promosso e ve lo consiglio, se lo trovate in offerta da provare, ci sta. Poi andiamo avanti, vabbè, questo l'ho messo dentro, ma sicuramente lo conoscete tutti, Enfasil, buonissimo, cioè questo è stato per anni il mio detergente preferito, però io non lo utilizzo più perché utilizzo un altro tipo di detergente adesso, che poi vi faccio vedere tra l'altro perché l'ho finito, ma questo resta uno dei miei preferiti in assoluto. Lo utilizzo anche per i bambini, anche Francesco lo utilizza, buono veramente. Non mi soffermo neanche qua perché è veramente una certezza. Capita giusto giusto. Il detergente che invece utilizzo io, che è questo, se c'è qualcuno che soffre di pelle secca e con dermatite,
Questo è quello che mi aveva dato il, vedete, ce n'è ancora un goccino che tra l'altro dopo prendo perché costa un botto sto coso, dopo lo utilizzo. Però vabbè, ve l'ho lasciato, a parte gli scherzi, ve l'ho lasciato perché volevo farvi vedere la consistenza, è praticamente un gel, un olio gel, chiamiamolo così, che praticamente non aggredisce la pelle, la lascia veramente, veramente idratata. È stupendo. Costa 18 euro, però mi dura tipo 3 mesi, quindi anche perché lo utilizzo solo io. E si chiama Bioderma. È 24 ore di idratazione, anti-irritazione, insomma. È proprio, me l'aveva prescritto il dermatologo. Devo dire che sono migliorata da quando utilizzo questo, forse, ma non tanto per questo, perché non utilizzo più quelli aggressivi, che sono appunto quelli commerciali. Comunque, se qualcuno ha il problema di secchezza della pelle, ma secchezza, parlo secchezza importante, io ho risolto almeno la secchezza. Poi vabbè, la dermatite, quella sappiamo che è difficile da combattere, però comunque è un ottimo alleato. Poi andando avanti, sempre restiamo nel tema doccia. Vabbè, questo è un sciampetto che ho comprato per i bambini, se avete i bambini, è buonissimo, super profumato all'avena, ma siccome io ho usato per anni la linea Garnier, ma proprio per anni, tutti, 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 tutti li ho provati, assomiglia a quello dell'avena normale, quindi, cioè, vabbè, qui ci hanno messo che per bambini. Boh, magari c'è qualcosa in meno rispetto all'altro, ma super giù saremo lì. Però è testato sotto controllo pediatrico. Vabbè, comunque buonini. Lasciano i capelli profumati, non irritano gli occhi. Poi, sempre per i bambini, ho finito questo. Questo, ecco, se c'è qualche mamma che magari l'ha utilizzato e lo conosce, me lo potrà confermare. O qualche donna incinta, io vi consiglio così da mamma che ho un po' di esperienza con la pelle dei bambini nei primi mesi di vita. Poi vabbè, se il bambino ha la pelle molto delicata, ad esempio il mio primo bambino che è molto molto delicato, lo utilizzo ancora adesso, mentre per gli altri bambini che sono più piccoli non lo utilizzo più perché non c'è bisogno, però per i primi mesi di vita questo è super consigliato ed è l'aveno. Veramente, anche per il primo per i primi bagnetti è super 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 delicato, cioè questo veramente costa un pochino perché mi ricordo che pagavo forse due confezioni, 15 euro, poi dipende dove andate a prenderlo perché se lo comprate in farmacia costa di più, magari andate nei posti un po' più dedicati ai bambini, ecco, dove ci sono un po' più scelte, magari lì costa un po' meno, ma è una certezza, quindi ve lo faccio vedere bene, questo stupendo. Sono 300 ml di prodotto. Poi, sempre per la doccia, questo ve ne ho già parlato tantissime volte. Era quello che mi aveva consigliato il dermatologo, quello zero così, però comunque un pochino me la seccava lo stesso la pelle. Ma è un'ottima alternativa se avete dei problemi di irritazione. È buonissimo, anche il profumo è abbastanza buono, cioè mi ricorda quasi un po' i bagnoschiuma maschili, presente il Bade d'Ascoli lì da maschio, ecco vabbè, boh, mi ricorda quello, però comunque a prescindere dal profumo è un buon prodotto, ve ne ho parlato già tante volte, lo compro quando lo trovo in offerta per i bambini piuttosto che per Francesco. Poi, vabbè, un'altra certezza che io ho usato anche questo nell'ultimo periodo, ho usato tantissimo, però poi ho cominciato ad avere i miei problemini, ma comunque buonissimo, anche se c'è, cioè, uno lo snobba magari questo perché ti sembra un po' così farlocco, e invece no, è veramente un buonissimo shampoo, buono, cioè mi lasciava i capelli belli lucidi, non è aggressivo, delicato. Provatelo se lo trovate in offerta, tra l'altro costa veramente niente, costa tipo 1 euro 500 ml, ma è buono anche per i lavaggi frequenti. Poi è neutro e infatti è uso frequente, quindi è buonissimo.
provatelo. Poi vediamo se c'è ancora qualcosa. Ah, ecco, sempre per la mia dermatite vi faccio vedere una crema che io utilizzo per il corpo. Spero di non annoiarvi con questa storia della pelle secca, però magari qualcuno che mi guarda, che cerca magari un prodotto più idratante del normale, magari posso essere d'aiuto, condivido così, tanto per farvi vedere che esistono dei prodotti buoni, costicchiano un po'. Allora, questa è una crema base. Cosa vuol dire crema base? Che qua ci potete aggiungere le cose. Ad esempio, nel primo momento di cura io avevo aggiunto anche una crema cortisonica qua dentro, l'avevo mischiata proprio per dargli la base idratante. Poi avevo fatto due o tre barattolini, perché guardate lì ne ho un altro, vabbè, comunque, che è sempre vuoto, dove aggiungo il tea tree, anche qua, però tipo adesso ne ho comprato la confezione nuova, non l'ho messo, perché dopo un po' non è che sempre tea tree dappertutto. Comunque è una crema super super idratante, senza profumo, senza parabeni, senza petrolato, nickel tested, cioè per pelli secche e sensibili, è proprio al caso mio, io mi trovo benissimo perché è super assorbente, cioè si dice super assorbente, cioè nel senso si assorbe subito, non unge, lascia la pelle morbidissima, cioè io mi trovo benissimo. Costa 18 euro, però dura un po', anche perché è 500 o 4,50, adesso non riesco a trovare il coso, 4,50 ml, vi lascio il nome, è buonissima, buonissima, buonissima. Poi vediamo, no, qua c'è tutto, i detersivi. L'ultimo prodottino per quanto riguarda la cura del corpo è un prodottino che io trovo all'Eurospin, forse ve ne ho già parlato, non mi ricordo, ma è un buonissimo detergente delicato, si trova nel reparto dei bambini dove ci sono i pannolini, le pappette, c'è proprio di solito un totem, non un totem, proprio uno scaffale tutto dedicato, almeno nel mio store è così, poi non lo so, ma sicuramente è buonissimo, buonissimo, a parte il profumo che è proprio di bambino. E questo è indicato, adesso vi leggo, allora è sempre all'avena, quindi questa avena abbiamo capito che è super delicata, un estratto di avena da agricoltura biologica, dermatologicamente testato su pelli sensibili, detergente delicato, mani e sederino, cioè è proprio una coccola, anche per lavarvi le mani voi, è veramente buono. Ma io, vabbè, l'ho sempre usato per i bambini ed è buonissimissimissimo, ve lo faccio vedere ancora, se c'è qualche mamma che è interessata, provatelo, costa 2,50€, 2,60€, qualcosa così, ma ne vale di più. Comunque, questi sono i prodotti per la cura del corpo che ho finito. Mamma, oggi ho una faccia incredibile, è lunedì. Quindi ho passato anche un fine settimana pesante perché ho avuto il mal di testa, mio solito quello che mi torna. E niente, fa niente, però oggi sto bene, quindi evviva. Allora, passiamo a detersivi. Vedo che ci sono un po' di detersivi, un po' di cose per il bagno. Ok, dai, allora partiamo subito da questo, così taglio la testa al toro e vi dico che ho abbandonato definitivamente questo detersivo, che basta, mi ha stancato, non lo compro più, che è questo qui, che è il sapone di Marsiglia, quello della Lidl, che io ho amato per mesi, anni forse, ma anni non lo so, però comunque tanto, ma basta, mi ha stancato, non so se abbiano cambiato formula questi della Lidl, perché ultimamente che cosa succedeva? A parte la schiuma che faceva, nonostante io ne mettessi pochissimo, cioè arrivavo proprio veramente a metterne un centimetro, faceva tutta questa schiuma qui assurda e non mi lavava più le cose bene, come dicevo io. Quindi o hanno cambiato la formula, non lo so, non so cosa sia successo, comunque mi ha stancato anche il profumo, basta,
Basta. Mi ha stancato e stop, quindi mi sono data un altro super detersivo che sto amando. Amando, ve lo faccio vedere perché ne ho qui tipo 5-6 finiti. È lui, è lui, lui. Io mi sono convertita completamente a questo, lo sto amando, è buonissimo, buonissimo. Ce ne vuole poco anche di questo, vabbè, non poco come quello lì, tipo un dito, ce ne vuole un po' di più, però comunque non le dosi che consigliano questi, io ne metto meno, ma buonissimo. Il profumo, no, vabbè, un profumo di pulito, di boh, buono, buono, veramente buono. E è un detersivo igienizzante dell'ACE, vedete? Va bene sia sui bianchi che sui colorati, ma io sui bianchi questo non lo uso. Sapete che io ho tutti i miei detersivi dedicati, che come sempre vi dico, sto preparando il video della lavatrice, ma giuro, a breve uscirà. Era più importante fare questo perché domani c'è la plastica, almeno butto via tutto e andiamo a riciclare tutto. Quindi questo. Un altro detersivo che sto utilizzando, vabbè, questo l'ho sempre utilizzato, poi l'ho abbandonato per un po', ma adesso sono andata a riprenderlo perché alla fine, vuoi o non vuoi, questo qui è uno dei migliori, anche quelle taroccate non sono all'altezza di questi. Sto parlando dell'ace gentile, per me una certezza, non la uso sempre, la uso quando serve, poi ve ne parlerò nell'altro video come la utilizzo io, ma veramente una certezza. Quando la trovo in offerta la pago anche 1,90 euro. L'ho pagata l'ultima volta questa qua da 2 litri, quindi è un buonissimo prezzo. Poi mi dura perché non è che la uso in tutti i lavaggi, due bicchieri, eccetera. Quindi buonissima. Vabbè, questo è uno dei miei preferiti in assoluto, ve ne ho già parlato tantissime volte, sapete la mia passione per i Perlana, ma questo è veramente uno dei migliori dei Perlana e sto parlando di questo qua. Se lo trovate, provatelo perché è veramente troppo troppo buono. Io ci lavo tutti i capi bianchi, non le salviette, sto parlando delle maglie bianche, maglioncini bianchi, tutte queste cosine qua. Per ad esempio le bambine hanno un sacco di magliettine bianche e quindi lo utilizzo spesso anche per le bambine, ma è buonissimo. E io non uso l'ammorbidente, non uso l'ammorbidente. Restano i capi profumatissimi di questo detersivo qua. E niente, quindi una certezza. Provatelo, sembro quelle. Prendilo, avrai in regalo. Sembro le promotor, ma non becco mai una lira da nessuno. Io sono l'unica sfigata che non fa mai collaborazioni. Vabbè, a parte che il mio canale è ancora piccolino. Però vabbè, magari chi lo sa, prima o poi. Poi, sempre per la lavatrice, beccatevi anche questo che è buono, che è l'Isoform. Questo l'ho usato per un periodo, l'avevo trovato in offerta quando ancora stavo cercando di trovare il mio detersivo ideale. Quando ho smesso di utilizzare Formil, c'era questo in quel periodo in offerta, erano due pacchi tipo. Due pacchi 6 euro, qualcosa così, calcolando che questo costicchia. Allora l'avevo provato, è buono, mi piace, però lascia una nota di questo odore di Lisoform, che per carità è buono, ma sui panni non mi piace. Preferisco sentirlo sui pavimenti piuttosto che nel bagno, l'odore dell'Lisoform. Sui vestiti, però comunque è buono, è un'ottima alternativa, se si trova in offerta si può anche prendere, però nulla a che vedere con il mio ACE, che tra l'altro non vi ho detto che io questo ne ho fatto super scorta. L'ultima volta che l'ho trovato in offerta c'era il doppio pacco a 5 euro, calcolando che costa più di 5 euro l'uno, praticamente uno era il regalo, no, stupendo, sono felicissima che li ho trovati tutti in offerta perché sennò costano un botto. Vediamo se c'è ancora qualche detersivo. Ah no, però guardate cosa c'è qua. Scusate.
riparto un attimino dalla cura della persona. C'erano due prodottini che io non avevo visto nella busta. Comunque, questo non so se ve ne avevo già parlato, di Restivoil. Questo sciampetto qua che costa 6 euro, l'avevo trovato comunque in offerta, ma non più di tanto, era scontato, l'avevo pagato comunque tanto. Era un antiforfora perché nel momento, diciamo, acuto del mio problema alla cute l'avevo utilizzato e mi aveva aiutato tantissimo. Adesso non lo sto utilizzando perché mi sto mantenendo con questo Head & Shoulders qua. E devo dire che l'ho usato forse 3 barattolini, utilizzato di questi, e mi aveva veramente sistemato la cute. Quindi se avete magari delle fasi acute dove magari avete pruriti intensi o un po' di dermatite, a me ha aiutato tantissimo. C'è scritto antiforfora. Quindi va bene anche per chi ha la forfora, ma io non avevo la forfora, il mio era proprio un problema di secchezza della cute. Mi aveva aiutato tantissimo, quindi ve lo consiglio anche questo. Poi un prodotto che sto amando tantissimo, io non sono una fanatica della skincare, o meglio, quando ero più giovane sì. Nel senso, quando non ne avevo bisogno, diciamo che avevo 20 anni, spendevo un sacco di soldi nei prodotti della profumeria, cioè proprio io andavo ogni mese in profumeria a acquistare creme, sieri, cioè ne conosco tantissime. Potrei anche parlarvi di tantissime creme, di tantissimi prodotti, perché li conosco molto bene. Però ho abbandonato tutta questa passione, non ce l'ho più. Non perché mi trascuri, però mi accontento anche di prodotti meno. Cioè, non so come dirvi, non ho più la passione di andarmi a prendere 1000 prodotti che costano un sacco di soldi. Mi accontento anche di meno, o comunque quando trovo il prodotto buono me lo prendo, non è una questione di soldi, però comunque mi sto perdendo. Ho provato questo che è uno scrub per il viso dell'Acqua alle Rose. È un gel esfoliante più che uno scrub, gel esfoliante quotidiano purificante. Allora, è veramente buono. Io lo uso tutti i giorni, o alla mattina o alla sera. Poi sapete, io non mi trucco tantissimo, quindi non è che io devo fare lo struccante, questo, quelle, tutte quelle palle lì, io non ce le ho. Io mi lavo la faccia con questo, mi passo il tonico. Magari un giorno vi faccio vedere la mia skincare. E poi mi metto una crema idratante, che ne ho due o tre che io alterno, perché a me piace sempre alternare le creme, mi piace alternare i deodoranti, cioè sono fatta così. Questa cosa mi è rimasta invece. E niente, quindi questo l'avevo trovato in offerta da Acqua e Sapone, l'avevo pagato una cazzata, una cavola, scusate, una cavolata, tipo 2,60 euro, una roba così. Buonissimo, provatelo, se lo trovate in offerta, è una coccola più che altro. Finisco con due prodottini per il bagno, che vabbè, uno interessante, l'altro è un DAC, quello per il WC. Sì, buonino, ma non mi fa impazzire. Comunque il profumo è abbastanza buono, nel senso non è di quelli pesanti che danno fastidio. Buonino, tipo mango, profumo tropicale. L'avevo trovato in offerta tipo 99 centesimi. Vabbè, se si trova è buonino. Rimuove il calcare, vabbè, faceva il suo dovere, niente di che comunque. Poi invece mi sono trovata benissimo con Winnis, questo qui, Natur, buono. Il profumo non mi fa impazzire come tutti i prodotti, questi eco, della Winnis, non eco, questi della Winnis non mi fanno impazzire, però comunque buono, lascia pulito, anche per una pulizia veloce. Buono, rimuove anche il calcare, certo, no, non le incrostazioni di calcare, però buono, se lo trovate anche questo in offerta, ogni 2x3 questi li mettono in offerta. Va bene. Ragazzi, il mio video termina qui, spero di avervi fatto un po' di compagnia. Vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo per un nuovo video. Ciao!